Una messa solenne celebrata anche da Monsignor Leonardo Sapienza, segretario di Papa Francesco, è giunto appositamente dal Vaticano per ricordare la figura di Don Primo Mazzolari, un evento che non ha concluso, perché il programma prevede eventi e riflessioni anche nel pomeriggio, la Tre Giorni Mazzolariana 2022, ma sicuramente ha rappresentato il fulcro centrale della domenica nella chiesa di San Pietro a Bozzolo, che ospita le spoglie di Don Primo. Una chiesa e una lapide che hanno ricevuto venerdì nel tardo pomeriggio anche la visita del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che ha confermato quanto una figura come quella di Don Primo attraversi non soltanto i decenni, ma anche i campi d'azione e di impegno, dato che l'istruzione ha bisogno di prendere spunto da un sacerdote come quello cremonese nato al Boschetto e che riuscì a lasciare il segno, a cicognare Bozzolo oltre che nel resto d'Italia con la sua predicazione. Monsignor Sapienza è stato accolto da una chiesa gremita per una concelebrazione avvenuta assieme al parroco Don Luigi Pisani, uno dei maggiori studiosi di Don Primo sin da quando aveva iniziato il suo ministero. Tante persone, compreso il sindaco Giuseppe Torchio, che si è recato al seggio, a Bozzolo si vota per le comunali poco prima di arrivare in chiesa, e anche molti giovanissimi, confermando il grande interesse per il pensiero di Don Mazzolari. Nel pomeriggio concludono la Tre Giorni Mazzolariana, passata anche da un reading teatrale musicale, sabato sera a cura di Paolo Bergamaschi, un incontro sui 40 anni della Fondazione Don Mazzolari alla Casa San Giuseppe, la proiezione del docufilm Il Profeta della Bassa, firmato da Ermanno Olmi per la RAI, ma mai andato in onda, e dopo la cena in oratorio, la rappresentazione dei ragazzi della zona pastorale 4 di Cremona, che interpretano La Samaritana proprio da un testo di Don Primo.